ha comprato la mela. È vero che grazie a Baldini l'abbiamo dato st'ennesima sola, perché noi facciamo gli affari e ce lo dimentichiamo, per carità, io sono il primo che ho criticato Baldini, eh? Però Baldini ha comprato Mido, ma non ci ha fatto rimettere una lira, perché poi l'ha rivenduto al Tottenham per 5 milioni e mezzo, l'egiziano che ormai se n'è persa traccia nel mondo. Non so se sia con l'Isis, se non ne ho traccia. Dopodiché è vero che abbiamo venduto la mela sempre al Tottenham facendoci una plusvalenza, ma è pure vero che avevamo strapagato un ragazzino di 19 anni che era andato in Serie B, e Massimiliano lo può confermare, con River Plate, 22 milioni con le mediazioni. Sì, vero. Cioè, allora, sinceramente, gli affari che lui ha fatto sono stati Marquinhos, 5 milioni e mezzo, ne ha fatti 30, quello chapeau. Benassia, un altro capolavoro da un punto di vista economico. Ma se tu i soldi di Benassia me li investi su un signore di nome Iturbe, oggettivamente a 7 mesi da quell'operazione, a quasi un anno da quell'operazione, non mi pare che sia stata un'operazione a salvo attivo. Primo, perché hai speso più di quanto hai incassato su Benassia, e seconda, hai comprato un giocatore che poteva essere una promessa, che purtroppo si è verificato che comunque è un giocatore mediocre, spaventosamente mediocre, senza ruolo, abbassa la capoccia, ingobbisce scifoticamente le spalle e corre senza alzare la testa. Cioè, allora, devo dire la sincera verità, alla fine poi di tutta sta vicenda, io c'ho una Roma indebolita, a pezzi negli uomini, onestamente nessuno sa quale virus si è ormai entrato dentro di Trigoria e ha infettato tutto. Ha comprato una miriade di ragazzini, per carità, Gervai, come cavolo si chiama, ci ha fatto 1,5 milioni di plusvalenze. Chapeau, Dadò, 5,5 milioni rotto, ci ha fatto in altri 2-3 milioni di plusvalenza, per carità, chapeau, ma me lo sostituisci poi con un ex giocatore come Cole? Mo adesso stiamo trattando, almeno così dicono i giornali, per carità di Dio, stiamo trattando un altro che sta avviandosi verso l'ex giocatore, il terzino del Liverpool. Sì, Johnson. Esatto, che è un altro bel, si sta avviando, perché c'ha 2 anni meno di, c'ha 31 anni mi pare, sì, correggi. Sì, 31. Ecco. Cioè, è un altro che si sta avviando verso la fine carriera e noi lo prendiamo perché è a parametro zero, perché nella sua mentalità contorta Sabatini pensa che i difensori, compreso il portiere, siano optional. Gli altri invece sui difensori investono decine di milioni di euro. Perfino Lotito li sta investendo. Bravo. Lotito ha fatto una coppia centrale che la Lazio ci va avanti tranquilla, tra il brasiliano e l'olandese, ci va avanti tranquillamente per altri 5 anni. A meno che quello non arriva qualcuno che esordi, e Lotito, siccome non ama manco la madre, certo. E prende e io. No, ma poi anche quell'altro ragazzino che ha preso dal PSV, no? O UT. Ah sì sì, bravo, esatto. Ha preso pure quello, però basta, non, cioè, onestamente non è che lo possiamo giudicare. Invece il brasiliano e l'olandese, quello importante, chiaramente quelli li possiamo giudicare, perché infatti. Poi vogliamo parlare di un'altra cosina, onestamente, anche ricordandoci, se non ci dimentichiamo bene, la Roma l'anno scorso è partita benissimo. A dicembre ha fatto quei 4 pareggi, a gennaio abbiamo preso, se non vado errato, il giorno prima della Befana, 3 fischioni a Torino, correggetemi sempre, sì, perché sì. Ho 60 anni, può darsi che mi dimentico qualcosa. Da allora la Roma è campata, arrivando pure l'anno scorso, mi pare, a 18-20 punti da Juve, mi pare. 18 punti. Ecco. Allora, tutto sommato, il vizio de partì a raggio e crollà
Pure l'anno scorso era identico, che non avevamo niente, non avevamo niente l'anno scorso, uguale, niente avevamo. Allora, tutto sommato, il francesino, 2,5 milioni, con il signor Pioli, che stavolta la colpa non è de Sabatini, è sempre della nostra arroganza romanista da testi di cazzo, quali siamo, compreso me per primo, che praticamente lui, se vi ricordate, sempre dando retta alle ricostruzioni di quei cialtroni della stampa, per carità di Dio lo dico sempre, perché nonostante che ho una nuora giornalista, li disprezzo tutti. Però detto questo, mi pare che Pioli lo voleva, quando te lo ricordi dopo Luis Enrique, che poi invece siamo andati a sbattere a Zeman, Pioli era uno dei nomi che circolava, esatto, insieme a Allegri e a Mazzarri, te lo ricordi? Come no? E ognuno di questi poi ha fatto altre scelte. Però ecco, allora, dopo 2 anni di questo Garcia e dopo ormai 4 anni di Sabatini, io dico che una società seria dovrebbe incominciare a tirare un pochino, come dire, le somme di tutte le vicende, no? Dei costi, dei ricavi, per carità di Dio, perché se no, se continuiamo così, purtroppo a Pallotta qualche persona onesta glielo dovrebbe dire: a Pallotta, tuo stadio se lo fa, c'è bisogno che a Roma fa risultati, perché la politica che ti vuole dare una mano ha bisogno di entusiasmo dentro la città, perché l'entusiasmo della città e dei tifosi servono chiaramente a indebolire tutte quelle forze che non vogliono lo stadio. Se invece i tifosi t'abbandonano per la scarsezza di risultati, a parte il danno economico che ti creano non andando dentro la Coppa dei Campioni, e tu sai da quante settimane sto dicendo che la Roma non arriva in Champion, sai che si indebolisce anche a livello politico-istituzionale quelle forze che vogliono in qualche maniera darti una mano. Allora, qualcuno glielo dovrebbe dire a Pallotta, cioè, io non so di chi uomo veramente si fida Pallotta e di chi sta lì, non l'americano che gli controlla i conti, quello chi se ne frega, certo. Zanzi, ma Zanzi che cazzo ci capisce da politica italiana, che ci capisce? Ma niente, quello sta a controllare i conti, come hai detto te. Ecco, e va bene che controlla i conti, ma un italiano, un romano serio, che gli parlasse proprio in maniera seria a lui e fargli capire come funziona, anche un amico politico che gli dovrebbe dire queste cose. Io insomma, sappiamo che dei romanisti lì dentro al Consiglio Comunale ce ne stanno tanti, perciò qualche romanista di buona volontà glielo dovrebbe dire, cioè fare in modo che comunque, perché il sindaco purtroppo De Pallone, vi garantisco, perché sapete... No, oggi ha fatto l'ennesima gaffa Antonio, alla Maranella, c'era Pjanic e Gervinho alla scuola Pisacane, si è messo a parlare di cose tecniche, no, della Roma. Ma, insomma. Guardate, signori, Marino non è mai andato a vedere una partita di pallone, sinceramente, cioè, voi lo sapete che io nel 2006 ci ho vissuto 4 mesi, sì, con lui, perciò cioè, lasciate, io e Cristian sappiamo benissimo, insomma, che Marino del calcio non gli interessa proprio, cioè non, ma d'altronde c'ha ragione, ma non gli interessava nemmeno quando stava qui da noi, insomma, quando studiava Gemelli, ma mica, per carità, cioè, non conosco tanti le persone serissime e bravissime che del calcio gliene frega niente, insomma, ma questo non è che dovremmo avere tutti la stessa passione, figure. Basta vedere che io dentro casa ce l'ho mia moglie, tutto sommato, che il figlio giocava a Roma, è andata a vedere in tanti anni una sola volta, perciò figurate, insomma, no, perciò non, senti, non è che questo che mi muoia peggio di me. Entrando però nella questione della partita di ieri, a me mi ha dato fastidio una cosa. Tu hai detto bene, no? Io oggi volevo fare un post su Facebook e poi ho detto vabbè, lasciamo perdere, perché poi il 90% dei romanisti non l'avrebbero capito.
E volevo scrivere, mi avete rovinato anche se psicologicamente anche il mio Keite, cioè come Keite perché i catalani lo storpiavano così il suo nome, nel senso che ieri secondo me emblematico è su i due gol quando i della Sampdoria, quando i Turbe e Pjanic vengono superati da Eto'o sulla linea di fondo dopo che Eto'o si è fatto dare la palla dal calcio d'angolo, cioè con molta sufficienza l'hanno fatto passare. E questa è la prima cosa. Guarda, sembrava l'allenamento dei diritti. Bravissimo, bravissimo. La seconda cosa, Antò, è questa. Quando c'è no, il palo... Pjanic c'è una seconda colpa, Sì. Pjanic, scusa, se sì, ti disturbo, c'è la seconda colpa sul secondo gol che arriva dopo un quarto d'ora. Bravo. Perché Muriel prende il palo, cioè la cosa in quell'azione è scandaloso tre volte. Bravissimo. La prima è scandaloso il fatto che Mbiwa si fa superare da Muriel. Dopo la prima accelerazione gli aveva preso già tre metri. Esattamente. Quel povero Astorri, che stavolta lo salvo perché lo ritengo che è stato il meno peggio della difesa. Vero. Praticamente a quel punto tende a chiudere, gli tira la palla, praticamente prende il palo, rientra, della Sampdoria ce n'erano tre. Bravissimo. E noi eravamo due dentro l'area. Bravo. Passano la palla, dopodiché la palla tocca due persone prima di ritornare a Muriel, sì, che la rimette praticamente dentro. Pjanic arriva dopo un quarto d'ora, ma oltre a Pjanic nessuno è riandato. Bravissimo, a bravissimo, bravissimo. E stavamo in 11 contro 11, altro che Garcia fa finta che bravo, si è scordato. Bravo, bravo. E ti altro che Garcia fa finta che si è scordato. E ti aggiungo un'altra cosa, quando Eto'o dà la palla a Eder dopo il palo di Muriel, gliela dà male, sì, perché Eder arriva male, in corsa. Bravo, la deve controllare perché gli va sotto. Bravissimo. E Yang Ambiwa e Olebas sono fermi nel fermi, farsi bravi, superare da un giocatore che ha stoppato la palla male. Male. Cioè, dentro l'area di rigore in Serie A è assurda sta cosa, è un fatto bravo, mentale, e questo tu hai perfettamente ragione. Io ho sentito stamattina, ho letto il tuo messaggio presto, sai che per problemi di non dormo tanto per via del mio famoso mal di schiena, mi sono sentito la conferenza stampa su una radio locale di Garcia e ho scritto questo al nostro amico Marco Palumbo, te lo leggo su WhatsApp, alle ore 8:30 gli ho scritto: caro Marco, Garcia sarebbe stato un perfetto giornalista, è un bugiardo. Perché non si può fare una conferenza stampa dicendo quelle bugie che ha detto. Ecco, secondo me il problema, Antonio, è questo qua. La società non c'è in questo momento, è completamente assente, non esiste, e permette all'allenatore di fare quelle conferenze stampa, ai giocatori di fare queste prestazioni, che poi vanno a colpire un giocatore di livello internazionale che non ci, il suo Parmalès è scritto a caratteri cubitali, fare quelle figure, no, che ha fatto ieri, e uscire fuori di senno perché Porello non ce la farà più. Ma non ce la fa più proprio fisicamente, si è annebbiata la testa, poi l'umiliazione di ogni volta che uno attacca prende gol, c'è pure questo. Cioè, ha rimesso in discussione le partite con la Juve, la stessa Fiorentina, poi alla fine non ce la fai più, 35 anni, sta giocando da gennaio tutte le sante partite, perché la crisi di Pjanic, la crisi di De Rossi, l'infortunio di Strott, ma non ha avuto più respiro quel poverino. E allora a un certo punto crolla pure lui, perché quello non è abituato a essere umiliato, sì, sì, cioè non ce l'ha proprio nelle corde. Sono a quel punto una persona squisita come lui, un vero professionista, l'ho detto prima, un grande leader, alla fine non ce la fa più manco lui, questo certo, è il dato. Allora, andarsi ad attaccare ancora i 20 minuti e il quarto d'ora, senza che mi ripeto, su cose veramente scontate, cioè nel senso che la Roma chiunque, ma tu vedrai a Cesena, io te l'avevo detto che a Sampdoria soffrivamo, sì, cioè io ve le dico prima, a Cesena mo saranno cazzi. Perché il Cesena non ti regalerà niente, perché no, lo sa che basta che corre più da Roma, a Roma sta in crisi, non c'è niente da fare. E poi ieri oggettivamente, e tu lo sai,
Totti era il meglio in campo, anche se ha sbagliato.